Ciao raga, come state? Beh, è successa una cosa molto bella, ovvero che mi sono laureata. Avete mille domande riguardo a questa cosa. Io ho risposto molte volte riguardo anche, scusate ho perso un po' la voce, riguardo anche un po' il mio corso di studi. Io mi sono laureata in, che roba strana mi sono laureata, in linguaggi dei media, che fa parte della facoltà di lettere e filosofia dell'Università Cattolica di Milano. È un corso che insomma può essere definito comunemente come comunicazione, media comunicazione, però con impronta molto più letteraria, meno pratica se vogliamo, e molto più invece basata sulla storia dei media, eccetera. Infatti c'è molta storia, c'è storia della radio, storia della televisione, storia del cinema. Per il mio profilo, diciamo, perché ci sono diversi profili nella mia facoltà, altro io ho scelto cinema audiovisivi perché insomma ovviamente è molto in linea con quello che piace a me. Io voglio fare l'attrice, lo sapete, e tra le tante cose che voglio fare, perché ce ne sono mille, mi sono laureata con 103 e sono molto felice di questo. È stato fatto tutto online e ho fatto un mini vlog, ma in realtà ho potuto riprendere poco. È stato comunque molto bello e l'ho sentito speciale nonostante non fosse in presenza. Ci sono i miei genitori, mio fratello, per cui sono stata molto contenta di questo. La discussione della tesi è stata come me la immaginavo. In realtà è stato dato valore al lavoro, cosa che non è sempre così ovvia. Ho visto delle mie amiche il cui lavoro veniva sminuito perché non le lasciavano nemmeno esporre, invece mi hanno lasciato esporre per 10 minuti buoni. Hanno segnalato un paio di criticità nella mia tesi, ma insomma, come giusto che sia. Hanno anche detto insomma che si notava la mia passione. Vi ho detto che vi avrei fatto sapere il tema della mia tesi quando l'avrei consegnata, avrei fatto tutto. Io ho scritto la tesi sull'infanzia nella storia del cinema italiano e ho portato 3 esempi nel corso del tempo per vedere un po' se la figura del bambino è cambiata. Ho amato molto scrivere la tesi, nonostante sia stato abbastanza stressante perché non avevo tantissimissimo tempo, perché nel mentre stavo girando un film, ma è stato molto bello per me perché ho potuto trattare dei temi che mi piacevano moltissimo e sono contenta, la rifarei esattamente come l'ho fatta, forse avrei fatto un paio di revisioni in più perché c'erano un po' di errori. Ho potuto mettere la corona finalmente, cosa che aspettavo da una vita. Poi da noi c'è questa canzoncina che si canta chi si laurea, molto poco elegante, che non sto a ripetere, ma quella che dice dottore, dottore. E niente, mi è stata cantata questa canzone che aspettavo da 100.000 anni. E vi faccio vedere una cosa molto molto simpatica della mia corona. Adesso la prendo. Allora, questa è la mia corona. Mancano delle foglie perché l'ho data a dei miei amici. Non so se voi sapete che quando ci si laurea bisogna dare delle foglie ai propri amici che si devono ancora laureare, per far sì che insomma portino fortuna. Ma la cosa divertente è, come potete notare, a parte che io ho il fiocco bianco perché facevo lettere e filosofia, sono tanti peperoncini questi, perché la mia vicina di casa mi ha detto che le palline portano sfortuna, quelle bacchette che si mettono. Allora mi ha detto metti i peperoncini e io li ho messi. È molto bella. E vi faccio vedere anche la mia tesi, cioè la tesi stampata. Ok, è questa qui. In realtà l'ho scelta color panna perché, non lo so, mi sembrava diversa. E niente, dentro c'è tutto il lavoro. Nulla. Tutti mi chiedete se continuerò a studiare e io a questo non so rispondervi. Potrebbe essere di sì, potrebbe essere di no. Conoscendomi forse sì. Ma anche studiare qualcosa di completamente diverso, non ne ho idea. Vedremo. Io sono una persona molto curiosa e ho la fortuna insomma di lavorare già. Qui non c'è nessuno secondo me che mi corre proprio dietro. Scusate la mia voce, l'ho persa. E niente, volevo farvi questo aggiornamento e dirvi insomma che è stato molto bello. Volevo ringraziare tutti voi che mi avete scritto su Instagram il giorno in cui mi sono laureata. Non ho potuto ringraziare tutti, assolutamente, eravate troppi, ma grazie dei bellissimi pensieri. Tante di voi mi hanno scritto che mi seguono da quando sono alle superiori e per me è incredibile questo. Siete un po' parte anche voi di tutto questo percorso. Nulla, grazie. In bocca al lupo a chiunque si debba laureare, chiunque abbia esami, chiunque abbia verifiche, dagli forte, che poi la soddisfazione è tanta. E basta, io vi mando un bacio.
Alice Ruggiero ha discusso una tesi dal titolo L'infanzia nel cinema italiano, tre esempi nel tempo. Questa commissione ha approvato il suo curriculum e le ha attribuito punti 103 su 110. Per i poteri delegati dal magnifico rettore la proclamo pertanto dottore in linguaggi dei media. Complimenti Alice. Grazie.